Allora, oggi volevo farvi vedere un po' i miei prodotti preferiti di questo periodo. Non li definirei prodotti dell'estate, perché secondo me andranno benissimo anche per l'autunno. Insomma, prodotti secondo me buoni un po' per tutte le stagioni. Allora, cominciamo da una base. Come base questa qui, la crema colorata della Naturs, che è qualcosa di meraviglioso. Io questa crema la sto adorando. Allora, viene definita una crema colorata. Io vi dico, secondo me è l'alternativa alla BB cream, l'alternativa naturale alla BB cream. Ovviamente senza parabeni, senza profumi, non testata su animali, bla bla. Io sono 30 ml, io sto usando la numero 1. Il prezzo dovrebbe essere intorno agli 11 euro, qualcosa del genere, quindi neanche tanto. E loro dicono che è una crema colorata ed idratante, dalla texture leggera e impalpabile, può sostituire il fondotinta. Secondo me non è una crema colorata così leggera e impalpabile come la descrivono, ma è una bella crema idratante, colorata. Secondo me sostituisce benissimo il fondotinta, sia d'estate che d'inverno, ma dà una luce al viso, e la luce una bellissima luce che dà tranquillamente la BB cream. Sulla la BB cream dentro c'è un quintale di silicone e ti lascia lucido, almeno a me lascia lucido come non si sa. La BB cream mi fa un effetto orrendo, mentre questa qui dà una bella luce, che ce l'ho pure adesso questa crema, vabbè, dà una bellissima luce al viso senza appesantirlo, senza riempirlo di schifezze. E l'unica cosa è che questa è la numero 1 e dovrebbe essere la più chiara. Se siete chiare come me, forse può risultare un peletto scura, quindi io a volte la mischio con un pochino di una crema colorata un po' più chiara. Vedete? Questa qui è il colore. È un po' scurino, quindi io normalmente la schiarisco un pochino, oppure ci aggiungo un pochino di fondotinta minerale più chiaro e cerco di abbassare, insomma, di un tono il colore. Comunque, molto bella. Una volta stesa, ovviamente non fa l'effetto di un fondotinta più scuro, quindi non si vede la riga né niente. Se è sfumata bene, io normalmente l'applico con un pennello morbido, quindi sfumata bene non dà problemi. È molto 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 bella. Mi piace tantissimo. Poi, altro prodotto che sto usando tanto 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 in questo periodo è un rossetto di Kiko della linea Creamy, che presi in saldo un po' di tempo fa. Ecco, ovviamente l'ho sporcato con la crema, ho fatto un delirio. Ed è il numero 394. Che poi... no, forse non ce la facciamo a metterlo a fuoco. Forse sì, forse no. Sì? Sì. A parte che vabbè, è il 394, forse è pure inutile vi faccia vedere il sedere del rossetto. E allora, è un colore... non sapete che non ve lo saprei definire? Allora, all'interno c'è sicuramente un po' di rosso. È un color mattone ma molto molto caldo, molto luminoso. È un rossetto molto cremoso. E mi piace un sacco il colore. Non è quello che porto. Comunque è un bel colore caldo. L'ho usato tantissimo quest'estate, continuerò ad usarlo anche d'inverno, perché comunque è un colore leggero, non è un colore forte, quindi molto molto carino, mi è piaciuto tanto tanto tanto. Questo forse è uno dei pochi rossetti che nella vita riuscirò a finire e a ricomprare. Ce l'ho sempre in borsa, bello, 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 mi è molto piaciuto. Poi passiamo ad ombretti. Diciamo, in questo periodo ho usato tanto gli ombretti in crema. Mi piacciono tantissimo gli Stay All Days della Essence. Questo qui è quello viola, che mi ha portato Ilaria direttamente da Berlino, quindi questo è proprio tedesco originale. E la consistenza è anche diversa, secondo me, rispetto a quelli che ho preso in Italia, che sono più duri. Invece questo qui è proprio una mousse, è più cremoso rispetto ai nostri. Il colore è questo, vabbè, adesso è un po' scavato, è un meraviglioso viola. L'ho usato anche, vedete i buchi, l'ho usato anche da eyeliner, messo con un pennellino cicciottello da eyeliner, e si è comportato egregiamente, durano una vita, si sfumano benissimo, sono stupendi. Altro ombrettino in crema che mi è piaciuto tanto è questo qui dell'Astra, ed è quello bronzo. Ormai è il periodo, è così, mi è presa con i bronzini marroncini. E questo qui è il numero 03, è della linea Soul Colors, ed è così, è una mousse.
Il barattolino sbatte la finestra? No, il barattolino è piccolino, ma il prodotto è veramente buono, buono, buono. Pure questo dura un sacco di tempo, dura molto tempo, senza fare pieghette, senza andarsene in giro. Si asciuga velocemente, molto più velocemente di quello Essence, quindi uno ha molto poco tempo per sfumarlo. Dopodiché, basta, non lo muovi più. Però levarlo poi, quando ti strucchi, non è una maledizione levarlo, eh? Si leva bene. Poi un blush, secondo me il blush più bello che abbia mai provato, così, pa. Veramente uno dei blush più belli che abbia mai provato è questo qui dell'Astra. Mi è piaciuto tantissimo, era il primo fard che ho provato dell'Astra e niente, mi ha fatto innamorare. Secondo me è bellissimo, bellissima la texture, bellissimo il colore. Si applica facilmente perché non è forte che bisogna stare attenti a fare l'effetto Heidi, quindi messo con un bel pennello morbido riesci a metterlo e modularlo bene. E questo qui è il numero 05, che era la tonalità un po' più calda. Ci sono altre tre tonalità però più freddine. Niente, bello, 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 mi è piaciuto tantissimo. Anzi, in realtà si dice moltissimo. Eccolo qua. Bello, questo anche è uno di quei fard che potrei forse riuscire a finire nella vita. Poi per finire, nell'ultimo periodo, quindi vi ho detto, ho usato molto, molto questi ombrettini in crema veloci, e assieme agli ombretti ho usato spesso due matite Eco Bio all'interno dell'occhio. Scusate, all'interno dell'occhio cerco di mettere matite con inci buono, sia che se porto gli occhiali sia le lenti a contatto per evitare, insomma, comunque gli occhi sono delicati. E questa qui, il pastello della Neve Cosmetics, niente, scusate, non riesco a parlare. Questa è nel colore Bosco Teal, cioè un verde acqua, un turchese, ma un turchese bellissimo. Io di pastelli della Neve Cosmetics ho solo questi e me ne sono innamorata. Ha una scrivenza meravigliosa, dura tantissimo ed è bello, bello, bello. Il colore è bellissimo, un turchese verde acqua, bello, 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 bello. Secondo me questa anche usata con un trucco semplice, anche con ecco, un marroncino beigiolino triste. Oddio, vabbè, c'è cioè, chi piace per carità. Però ecco, un trucco magari semplice, ecco, un beige, una cosa proprio leggera leggera e poi pa dentro l'occhio una bella botta di colore. Bella, mi piace, mi piace, mi piace. Quando invece la botta di colore la voglio tenere un pochino più soft, uso invece quest'altra matita, sempre Eco Bio, eco certificata della Minerale Puro. Questa qui è un verde leggermente perlatino. Vedete? Ho anche il favore della luce naturale. Ecco, un verde brillante, chiaro, carinissimo. Mi piace un sacco. Questa qui mi piace anche per contornare tutto l'occhio, quindi sopra, sotto e magari, cioè messa fuori all'esterno, sia sotto che sopra, e poi pa dentro questa. Un tripudio di colori, un trucco facile, facile, semplice, semplice, ma l'effetto è carino. Questa qui è la Bosco Teal, che credo che avrete visto in altri 6400 canali su YouTube, in tutte le salse. E ho finito? Sì. Basta, finiti, finito tutto. Un salutino anche a Greta. Tanto sta sempre qua lei. Greta? Greta? Vuoi salutare il pubblico? Ah, figlia. Vuoi salutare? Vuoi salutare tutte le amichette che ci seguono? Sì, baci, baci. Va bene, niente, un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao!